Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bello, questo raggio di sole tra le nuvole che cade poi sia sulla punta del Vesuvio e sia lì a mare, lasciando così quella chiazza luminosa. Cioè, sembra un quadrettino divino. Allora, oggi il tempo è un po' così così, variabile, domani sarà veramente piovoso. Allora, oggi che faremo? In poche parole, non stiamo facendo un granché, eh? Oggi vi farò vedere la Cappella San Severino, bellissima cappella, però vi faccio vedere il DVD perché lì assolutamente non si può né fotografare né videoregistrare, perché comunque i monumenti che sono al suo interno, le sculture, i quadri e tutte le cosettine che seguono, anche gli scheletri intatti dove sono rimaste tutte le venature del corpo, molto molto caratteristiche, comunque andremo, ve le farò vedere. La Cappella San Severino è un'opera d'arte proprio unica al mondo, quindi l'andremo a vedere oggi nella puntata di oggi. Però vi faccio vedere le immagini di un DVD, faccio vedere solo come si arriva, quindi andremo all'esterno e poi vi faccio vedere le immagini di DVD perché è impossibile registrare. E niente, che sa, a più tardi. E poi anche l'hotel, vi presenterò anche l'hotel nei minimi particolari. Allora ragazzi, proviamo a pizza margherita, formaggio lì, a più tardi. Questo sono buono. Ci devi scusare. Ragazzi, allora iniziamo con delle alici marinate. Due crocchettini, una bruschettina, le alicine. Una bella salsiccia, paternine, insalatina. E qua scalottina al limone, sempre con patatine, insalatina. Sì, abbiamo mangiato bene, vero? Fantastico. Non come? Ah, sì, a venire spesso, no? Però non so. Pizza margherita. Ma più tardi, stasera a casa, una fettucciola, così. Questa è una bellissima villa comunale. Qua dentro ci sta l'acquario antico da venire a visitare, è bellissimo. Allora, ragazzi, dall'hotel si parte e incominciamo questa piccola avventura qui a Napoli. In questo momento ci troviamo quindi a Piazza Dante ed è qui che andremo praticamente a prendere lo champagne per stasera, che sarebbe quell'enoteca che si trova là. Ma prima di prendere lo champagne dobbiamo prendere un bagaglio, a più tardi. È sconvolgente sta bancarella, vero? Allora, abbiamo preso il nostro trolley. Allora, per evitare di pagare il bagaglio, vi consiglio di prendere un bagaglio che è la misura 56, 44, 25, che è il bagaglio possibile massimo per portare a mano quando viaggiate con EasyJet. Allora, qui ci troviamo a Piazza del Gesù, c'è la famosissima chiesa di Santa Chiara, c'è la famosissima strada di San Gregorio Armenio, c'è il Cristo Velato. Quindi ci sono tantissime e tantissime cose da andare a visitare.
Quello che noi faremo adesso sarà una breve parte della strada San Gregorio Armenio e il Cristo Velato. Però il Cristo Velato vi farò vedere un DVD perché è impossibile registrare. A più tardi. Ragazzi, se è veramente vietato registrare in questa chiesa, bellissimo, da venire assolutamente a visitare. A più tardi. Purtroppo non posso registrare da tutte le parti, però venitela a visitare. A più tardi. Ragazzi, quindi quella che avete visto, che non ho potuto registrare, non si può registrare all'interno, lo stesso lo potete fare, però comunque è un peccato. Questa qua rappresenterebbe la chiesa del Gesù Nuovo, che si trova proprio qua, vedete? Quindi andatela a visitare perché è un qualcosa di artistico unico al mondo. Allora, quindi continueremo per questa strada. A pochi metri di distanza avete il complesso Santa Caterina, che è veramente molto bello, è un convento. Adesso faremo solo qualche breve immagine all'interno. Ovviamente anche qui sono vietate le registrazioni, mi raccomando. Veramente molto bello da venire a visitare, lo dovete fare ragazzi. Per chi è turista, non calcolare il fatto che è una chiesa, perché magari non ci credete, ognuno poi ha una sua mentalità, no? Sulla vita, però è una cosa molto importante venirla a visitare perché sono delle vere e proprie opere d'arte di inestimabile valore, quindi approfittate, venite qua e quando venite qua approfittate, visitatele perché andrete ad ammirare delle cose straordinarie, veramente cose bellissime, dovete venire a visitare. No. Ok, non è che ci stanno solo a Parigi le cose belle, eh? A più tardi. Quindi man mano ci stiamo recando poi a questa bellissima strada che è San Gregorio Armenio, dove c'è presente anche il Cristo Velato, una delle opere più belle, più importanti di Napoli, la più visitata, la più gettonata. E voi immaginate che in questa stradina ci sono tutti questi negozi molto molto particolari che non solo nel periodo di Natale vendono oggetti per addobbare la casa natalizi, ma vendono poi di tutto. Quindi qui in particolar modo vedete proprio i presepi, i pastori, quindi cose veramente bellissime da venire a visitare, poi con le illuminazioni natalizie è veramente magico e caratteristico. Tutti questi palazzi che sono ultimamente stati riaperti, come il Palazzo di Venezia, che praticamente è stato ristrutturato e quindi aperto a pubblico, e in questo caso hanno fatto un ingresso di decorazioni natalizie. Per il momento, per una questione di tempo, purtroppo non andremo a visitare. A più tardi. Babà, sfogliatelle, tastiera, cannoli, insomma tutto quello che volete a livello di mangiare qui non avete assolutamente problemi. La secchi per esempio, da solo da bagnare. Visto come pensano? Pensano sempre a male, purtroppo, di questa città che non merita, perché è una bellissima città, è un peccato non andare. Guardate qua che bello, guardate, già solo è una cosa straordinaria, guardate. Bellissimo, torno di Napoli. Diciamo che dovrebbe portare buona fortuna. E approfitto e vi auguro buona fortuna a tutti. Immaginate che in questo momento ve lo sto regalando a tutti quanti. Dritto San Gregorio. Salendo la stradina a pochi metri troverete il Cristo Velato. Dovete andare assolutamente a visitarlo. Per andare a Cristo Velato, una caffetteria, e andate in questa direzione, a pochi metri avrete il Cristo Velato. Il Cristo Velato si trova in questa cappella, la cappella San Severo, quello non è che c'è solo il Cristo Velato, è tutta la cappella che è unica nel suo genere. Quindi una volta che arriverete qui fate il biglietto e entrate
nella cappella. Ed ancora il sapore di limoni, gelaterie e oggettistiche varie. Adesso andiamo poco a visitare lì. Come niente. Incredibile, eh? Come decorazioni natalizie su Babbara. Non è che sono male. Bello. Ragazzi, per una questione di tempo noi non ci addentriamo proprio. Scusatemi, era caduta la valigia, non ci addentriamo, però comunque è da venire a visitare questa strada per tutti i prodotti tipici che sono del napoletano in tutte le stagioni, non c'è bisogno solo di Napoli, in tutte le stagioni, perché qui sono concentrate la maggior parte di musei importanti, quelli là proprio unici al mondo, quindi un peccato non venire a visitare questa bellissima strada molto particolare, San Gregorio Armenio. Adesso ci spostiamo per la direzione del Maschiangioino. Ci ho detto che qui è una zona particolare. Allora, a pochi metri voi avete qua la possibilità di visitare quattro musei che sono veramente straordinari e si visitano tutti quanti in una sola visita. Non si paga molto, sono molto economici, e sono il Museo della Paleontologia, Museo di Minerologia e Animali, e un altro museo preistorico, e si visitano tutti quanti insieme. In quel palazzo là, dopo passeremo, ve lo faccio vedere, quel palazzo là vi fa visitare tutti questi quattro musei che sono veramente straordinari. Si paga all'incirca 7 euro, quindi una visita complessiva che è all'incirca di un paio d'ore, quindi è da fare veramente questa visita, molto bella. Io non la ripeterò perché l'ho fatta, forse la ripeteremo più nell'anno nuovo. Adesso ci dirigiamo quindi al Maschiangioino e si incomincia. Allora ragazzi, adesso andiamo a mangiare qualcosina, quindi a più tardi. E Piazza del Gesù? Allora, Piazza del Gesù, qua, arrivata alla piazza. Ah no, l'ho messo in brogliana, aspetta. Allo sta che la pizza Regina Margherita, strapieno da tutte le parti, ci sta gente, un sole straordinario, guardate come stiamo dietro questo albero di avatar. È ancora il menù sta là, aspettate, guardate che bellissimo, ragazzi, sole, mare, pizza Regina Margherita, guardate che bello castello. Après je me réveille. E alla televisione a più tardi vi faccio vedere che mangiamo. Mangiamo poco perché stasera ci sta la riunione di tutti i sorcieri, le sorcieri del 12 giugno, la parte della morte. Bello è questo albero, incredibile. Immaginate la sera quando sia bello acceso, eh? Stasera fanno i fuochi d'artificio qua da tutte le parti. A più tardi. Passiamo già? Abbiamo preso una fritturina che già abbiamo mangiato, mi sono dimenticato di registrare. Crocchettini, mozzarellina, arancini, bla bla bla. E la pasta che viene tra poco. Guardate quanta gente. Guardate, sole. Sole. Napoletano, mi sono preso di cartone alla siciliana, Elio da francese, preso proprio il piatto tipico napoletano, i miscelli con le vongole. Si vede che non ho classe, Elio. Mamma mia. Sono proprio un caffone. Non so, mi posso mangiare una gannina? Certo, tutti. Ed ecco quindi i preparativi per il veglione. Fermare un po'. Guardate gli alberi là. Quello è l'hotel Gran Vesuvio là, dove stanno gli alberi. Gran Vesuvio. Questa era la stanza che avevamo noi, continua. Ma allora. Ci sta uno qua, però. Buonanotte, piazza di Colabore.
l'Excelsior. Il nostro. Questa qua è la suite che avevamo, è al primo piano. No, non piano a terra. A me non piace. Nota orribile. Oh, vedi? Lo so. Insomma, è sempre